Ciao, io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale in cui ti parlo di lingue, luoghi e persone e in particolare sulla mia rubrica Russaliana, appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto un po' della mia vita quotidiana che al momento è in Russia. Oggi voglio fare un po' il verso alle make-up blogger ed è per questo che mi vedi con i capelli raccolti in questo modo, tutta sfatta. Io di make-up non ci capisco una mazza. Però di tanto in tanto ci vuole, magari per fare un video, per apparire meglio sotto le luci o semplicemente per darsi un tono. Sono diventata ultimamente appassionata di trucco monocromatico e adesso ti farò vedere come mi regolo in Russia, che prodotti, che marche uso, russe, non russe, ma comunque presenti in Russia. Se questo canale dovesse interessarti, iscriviti a questo canale. Se senti qualcuno che fa è mia figlia, che non apparirà in video. Prima di tutto, idratiamo la pelle al mattino con una semplice crema idratante regalatami da mia suocera. Una marca che in Italia non ho mai visto, mi farete sapere nei commenti se in Italia si trova. Qui in Russia si può comprare esclusivamente nelle farmacie o online, presso negozi online come Wildberries o Ozon, che sono l'equivalente russo di Amazon. Si chiama questa crema My Rose of Bulgaria, che in russo si pronuncia My Rose of Bulgaria. È una linea di prodotti, fanno acqua di rose, crema alle rose, saponi, cose, acqua micellare. Abbiamo idratato la pelle. Non uso fondotinta, ho sempre optato per le creme colorate, mi fa molto sorridere quando leggo le recensioni delle creme o tipo la spiegazione, dicono: ah, è una crema per pelli giovani e una crema per pelli mature. E io imbroglio, perché anche se la mia pelle è matura, in virtù della mia età e del fatto che io sono una madre di famiglia, io faccio finta che la mia pelle sia immatura, adolescente. E continuo imperterrita a usare le creme per pelli giovani e a fregarmene. Coloro la pelle, o meglio, uniformo un po' le imperfezioni e le uniformo sempre senza esagerare, perché non mi piace apparire come se fossi stata photoshoppata. Con una BB cream, questa qui è di Cista e Linea è una marca in Russia molto popolare, una marca da supermercato. Si trovano di Cista e Linea shampoo, gel doccia, crema per le mani. Tra l'altro mi è piaciuta molto perché non ti devi nemmeno sprecare a scegliere la tonalità, il colore della pelle, pensare: ah, ma secondo l'armocromia, io sono una donna inverno, sono una donna autunno, sono una rossa primavera. C'è scritto: подстраивается под тон и тип кожи, cioè si adegua al tuo tono e al tuo tipo di pelle. Non so come facciano, tra l'altro ci hanno scritto sopra 10 10 in 1, praticamente una crema che fa anche il caffè. Non so se non sai con chi andarti a guardare un film stasera al cinema, lei ti accompagna. La puoi mettere al posto del parmigiano sulla pasta, praticamente fa tutto 10 in 1. Chi lo sa poi se sarà vero. Papà, poco poco, faccio come gli indiani. Tra le altre cose, un fattore di protezione solare 10, che diciamo può andare, considerato che qua il sole non è che, cioè, mo sta incominciando a farsi vedere un po' di più, ma bisogna idratare le labbra. Ho trovato recentemente questo burro di cacao, che non è di cacao, perché non c'è il burro di cacao dentro, però adesso li chiamano con tutti questi nomi diversi: balsamo labbra. In russo si chiama Gigienicheskaya pomada. Gigienicheskaya pomada significa rossetto igienico. Zelan pcholoi, fatto dalle api. E infatti negli ingredienti non c'è quasi niente. Idratiamo semplicemente. Se sentite sono i lavori in corso giù al palazzo, come io vi ho già raccontato quasi un paio d'anni fa in un video che si intitolava La nevrosi dei marciapiedi.
Qua ci sta la moglie del sindaco di Mosca che di mestiere, da come ho capito, mi hanno riferito, cioè produce i bordi dei marciapiedi e quindi tutta Mosca deve essere rinnovata, bisogna mettere questi bordi dei marciapiedi ovunque, bisogna metterli per forza assolutamente pure sotto casa mia. Passiamo al correttore per correggere un po' queste occhiaie, che poi questo telefono mi fa una faccia bellissima, mi toglie pure le occhiaie. Marca low budget. Molto economica, molto popolare in Russia, anche questa si trova in molte profumerie. Marca bielorussa, correttore si chiama Bielor Design, correttore bielorusso. Adesso qualcun altro mi dirà che io non mi so mettere il correttore, non lo so applicare nel modo giusto, ma faccio anche un po' di contouring intorno alle labbra. Anche qui, perché con la gravidanza mi sono uscite delle macchioline, o meglio, mi si sono evidenziate delle macchioline qui sulla fronte, quindi io ne copro un pochettino. Faccio anche un po' la furbacchiona con il naso. Passiamo al colore. Vi dicevo che ultimamente mi piace farmi il trucco monocromatico. Soprattutto perché, visto che sono una che si trucca poco, ho capito l'insensatezza di avere un mare di trucchi. Che poi passano 2 anni, 3 anni, stanno ancora lì e io non sono sicura di poterli continuare ad usare perché sono troppo vecchi. Ho comprato questo rossetto della linea Nude Créateur della marca Vivien Sabot, che è una marca che viene presentata sul sito come una marca francese. Ah, c'è un'uscita labbra di Vivien Sabot. Dice Vivien Sabot Cosmétique SAS 66 Avenue des Champs-Élysées, Paris. Che non è una baggianata, non è una baggianata, ve lo faccio vedere, vedete la confezione così? Questo Tiffany blu o quasi Tiffany blu che dovrebbe evocare stile, classe, charme. Sicuramente hanno un ufficio Avenue des Champs-Élysées, però in realtà, come molti molti altri brand stranieri che spopolano in Russia e che stanno diventando popolari anche in Europa, non sono stranieri questi brand, ragazzi. I loro uffici principali si trovano in Russia. Molte volte questi prodotti vengono fatti in Russia o vengono fatti in Cina per conto della Russia, ma sulla carta loro fanno in modo di far sembrare che l'azienda sia straniera, perché non solo voi non volete comprare le cose russe, uno, perché credete che i russi non producano niente, due, perché i russi sono brutti e cattivi, ma i russi stessi non vogliono comprare le cose russe perché russo è sinonimo di scadente, fatto alla maniera sovietica, quindi fatto con i piedi, e anche perché fin da mia figlia è innamorata di Antonella Ruggero. I russi appassionatissimi, ingordissimi, desiderosissimi di provare tutto ciò che è straniero, perché straniero e occidentale è sinonimo di cool, di fashion, di democratico, di libero. E c'è una tendenza culturale, sì, in Russia a voler provare tutto quello che è straniero. Tra l'altro non me la sto inventando io sta cosa, è una tendenza che ce l'hanno da un mare di tempo. Leggetevi un po' l'ultima frase dell'Idiota di Dostoevskij. La generalessa che cosa dice? Non mi faccio lo spoiler. Ho comprato questo Vivien Sabot Nude Créateur numero 18, è la tonalità che userò, ve la faccio vedere. Secondo voi, in base all'armocromia, io chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Oh, è così. Andiamo ad applicarlo prima nei posti dove non si dovrebbe applicare il rossetto normalmente, però a noi non ce ne frega, andiamo per lo sparagno. Quanto l'abbiamo pagato? Tipo intorno ai 350 rubli, che col cambio corrente sono 3,50 euro. Proviamo prima ad applicarlo come blush. Un altro pochino, dai, rendiamoci ridicole. Così. Poi lo applichiamo un po' come
ombretto. Tini gliavviek. Dice, ma Sidney, ma che stai facendo? Ma questa è una cosa proprio blasfema, come ti viene? Finalmente usiamo questo rossetto per metterlo sulle labbra. Mascara Yves Rocher, comprato in Russia. Yves Rocher spopola in Russia. In questo momento, cioè una volta erano prezzi più abbordabili, in questo momento Yves Rocher è diventato molto più caro in Russia, che sono prodotti stranieri, quindi costano tipo il doppio di quello che costavano una volta. Questo è comprato prima. Adesso non mi sarei sprecata. Perdonatemi di essere così cheap, ma mi sarei comprato un mascara di Vian Sabo della linea Cabaret, che con 5 euro me la cavavo. E come si dice in napoletano, sparagni e comparisci. Questo lucida labbra di Vian Sabo è bellissimo. Hanno un mare di tonalità diverse. Si chiama Topic Gloss. Innanzitutto è idratante, cioè pure quando si asciuga mi lascia queste belle labbra idratate, ma anche il rossetto. Top. Con una profumazione molto cioè non troppo profumato, ma Tropic Gloss invece è molto profumato, c'ha questo odore di frutti tropicali, un po' come quel lucida labbra che ci piaceva usare tanto quando andavamo al liceo, io ne adoravo. E io ho scelto questa tonalità numero 7, trasparente ma con un po' di rosa all'interno. Ecco fatto. Make up Sydney, make up di chi si scoccia di farsi il make up in Russia. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, accendi le notifiche e metti un mi piace se questo video ti è piaciuto. E se ti va di curiosare e di scoprire di più sulle marche di make up che si usano in Russia, puoi visitare i link che ho messo nella descrizione del video e divertiti a commentare e a raccontarmi cosa ne pensi di questi brand, se sei riuscito a trovarli in Italia, o se hai delle idee o delle domande sulle skin care, le beauty routine, la moda e tutte queste cose divciacie da Femminuccia in Russia. Ciao!